going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Right. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Right. Sereno a tutti i panozzi, ed eccoci ritrovati all'ottava puntata di Paninaro, dove dedico parte di essa al fumetto numero 8, pubblicato nel mese di agosto del 1986, dove in copertina troviamo Lucido in costume con i piedi e le Vans senza lacci. All'interno del fumetto troviamo la storia dal titolo Che dragata, la rubrica Le spiagge paninare con i riflettori puntati su Rimini, Santa Margherita e Forte dei Marmi. Come di consueto, viene dedicato uno spazio ai paninari di Santa Margherita Ligure e di Rimini, con i relativi pan look ed infine un simpatico test. Oggi voglio parlarvi delle carte giuste. Tutti credo sappiano che il mezzo di trasporto più adatto allo spirito e alle esigenze del paninaro sia senz'altro la moto, ed il sottoscritto Bircide ne dà conferma in prima persona. La moto in sé, grazie alle sue spiccate doti di accelerazione e maneggevolezza, consente rispetto a un'auto di barcamenarsi facilmente nel caotico traffico cittadino, nelle ore ovviamente di punta, e allo stesso tempo di fare rapidamente ritorno a casa sfrecciando nelle strade provinciali. Inoltre c'è poco da fare, la moto dà fascino, la posizione in sella dà fierezza, e le ragazzine negli anni 80 subivano sicuramente più che oggi il fascino del Centauro Superbo. Ma il raggiungimento della maggiore età comportava la facoltà di guidare una macchina. Le auto più giuste negli anni 80? Ma tutti pensavano che si dovesse sempre spendere una cifra, ma non era così. Anzi, a volte le auto costosissime di grossa cilindrata erano piuttosto out rispetto alle piccolissime utilitarie. La cosa più importante era stare lontani dalle modifiche estetiche. L'auto doveva essere essenziale ed originale, come la casa costruttrice l'aveva sfornata, e senza esagerare negli accessori. Posso stimare un'approssimativa scaletta di quelle che erano le auto più gradite, a partire dalla Y10, meglio se era la 4WD, oppure la delicata Missoni, la Panda 4x4 Sisley, la Volkswagen Polo, insomma macchinette normali. Erano invece molto out la Ritmo, la Fiat 127, l'Alfa Sud, la 131 Mirafiori, la Simca 1000, la Skoda e le auto bianche a 112, specie se Abarth. Ricordate queste parole: un'auto è come una scarpa, bisogna saperla calzare. Abbiamo parlato di utilitarie. Insomma, quello che poteva passare la famiglia, in quanto in quel periodo la maggior parte dei paninari era ancora dietro ai banchi di scuola e con il nero limitato. Ma se avessimo potuto scegliere? Il top era lei, la regina delle quattro ruote selvagge, la Jeep Renegade, rigorosamente con il motore a benzina 5000 V8 e trasmissione a sole tre marce, portata a testa alta per le vie della città, soprattutto d'estate, magari scoperchiata e con un Durango sporgente in puro stile randa. Pochissimi potevano permettersela ovviamente. Molti gradini sotto, ma pur sempre di gusto, erano la Nissan Patrol e la Mitsubishi Pajero Turbo Diesel. In ogni caso, in assenza di altri mezzi di trasporto, al paninaro restavano le proprie Timberland, pur sempre uno strumento di locomozione più nobile ed elegante di un odioso e puzzoso mezzo pubblico. Vi rinnovo l'invito a seguirmi su Facebook Abbigliamento, dove in tempo reale verrete informati su tutte le novità del Principe Shop di eBay e delle news del mondo paninaro. Un cordiale e sereno saluto, Bircide.